Per chi non lo sapesse, la fisica quantistica è quella branca della fisica che si occupa di studiare le particelle subatomiche. Sono sicuro che voi sappiate cosa sia un elettrone o un protone, però magari molti di voi non sanno che, per esempio, i protoni sono formati da particelle ancora più piccole chiamate quark. Non questo quark. E neanche questo. Scusate, oggi sono raffreddato, in realtà sono raffreddato da una settimana, quindi cercherò di ridurre i disagi di questo video. Ovviamente il modello standard ha una bella rosa di particelle fondamentali, però gli scienziati stanno là a cercarne delle nuove. E dove lo fanno questi? In quelle che si chiamano acceleratori di particelle, come accade al Large Hadron Collider che si trova sottoterra al CERN di Ginevra. Ora, cosa ne saprò mai io di fisica quantistica? In realtà molto poco. Ho fatto un corso introduttorio all'università, tra l'altro un corso anche fatto molto bene, però alla fin fine io sono un informatico. Tuttavia è un mondo che mi affascina e infatti mi tengo aggiornato sia tramite dei divulgatori italiani tipo Amedeo Balbi, come dei divulgatori, diciamo, internazionali tipo Mick Lucid di The Science Asylum. A quanto pare, lo studio delle interazioni e degli urti e delle collisioni di tale particelle subatomiche viene modellato mediante delle espressioni matematiche leggermente enormi. E ovviamente di fare i calcoli a mano non se ne parla, e infatti negli anni 80 un ricercatore olandese chiamato Joseph Vermaseren fece lui un programma chiamato Form, sviluppato prima in Fortran e poi, prima di far uscire la prima versione, lo reimplementò in C. Per sapere di più di Fortran e C, andate a ripescare questi due video. Una volta che Form venne rilasciato all'inizio degli anni 90, non diventò subito famoso nell'ambito della comunità scientifica della fisica delle particelle, però dal 2000 in poi iniziò a diventare uno strumento fondamentale in quell'ambito di ricerca. Tant'è che ai giorni nostri un paio di pubblicazioni a settimana citano e usano Form. E quindi, ma che problemi ha sto programma Form, che tra l'altro ci porta la notizia di oggi? Lo vediamo dopo la sigla. You can... Benvenuti e benvenuti pinguini in questo primo video di FK Breaking News del 2023. Io come al solito sono un Valerio malato e vi porto la notizia che mi ha appassionato di questo programma chiamato Form. Ma prima di cominciare, come al solito, vi esorto di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri contenuti che porta. Tra l'altro oggi doveva uscire un altro genere di video, però sono leggermente in ritardo e quindi, se non volete perdere, sì, iscrivetevi al canale perché sarà una serie di 7 video della Madonna. In realtà sono 7 più 1 perché c'è un'introduzione. E quindi andiamo a vedere quale disagio ha Form. Beh, di sicuro non sarà affrettato come me. Vermaseren oggi ha più di 70 anni e non vuole più stare dietro allo sviluppo di questo programma. Certo, qualcuno mi potrebbe dire, a oggi nel 2022 esisteranno altre soluzioni informatiche che permettono a questi ricercatori di continuare a fare i calcoli. Sì, tuttavia ci sono due problemi. Problema numero uno: gruppi di ricerca che in questi 20 anni hanno utilizzato Form non vogliono spostarsi su un altro programma, perché oramai hanno imparato a utilizzare quello e hanno tutti i loro, diciamo, calcoli programmati in Form, perché praticamente Form è un interprete di espressioni matematiche alla fin fine. E quindi riscrivere quelle equazioni con milioni di termini in, per esempio, matematica, è una rottura di co***o. E l'altro problema è che, nonostante esistano effettivamente delle alternative, le altre alternative non sono ottimizzate per fare il lavoro che fa Form. Form è stato sviluppato negli anni 80, in un periodo in cui sia memoria RAM che memoria secondaria erano scarse. E quindi, quando c'erano espressioni molto lunghe, Form riesce a ottimizzare sia la memoria RAM che la memoria secondaria, perché all'epoca ce n'era veramente molto poca. E l'ottimizzazione che fa Form nasce dal fatto che non lascia il sistema operativo a fare lo swap della memoria, ma se lo fa da solo. Porzioni di memoria che stanno nella RAM vengono trasferite sul disco fisso e viceversa da Form. E quindi Form sa cosa gli servirà a breve, ottimizzando il trasferimento. Ai giorni nostri sia la memoria RAM che la memoria, diciamo, secondaria, quindi hard disk, sono cresciuti dall'epoca tipo di 1 milione di volte. Il mio non è un numero a caso. Tuttavia, i problemi che affrontano i fisici oggigiorno generano petabyte di data.
Per chi non sapesse cos'è un petabyte sono 1000 tera, quindi 1 milione di giga. Nei commenti qualcuno mi criticherà, ma vi lascio fare. E quindi, se da un lato le memorie, sia primarie che secondarie, sono aumentate di un ordine di 1 milione, anche i problemi dei fisici sono aumentati di un ordine di 1 milione. E quindi FORM, ancora nel 2023, risulta essere molto utile. È vero che se da una parte Vermaelen va in pensione, mica il programma scompare, resta comunque su GitHub, però non si aggiorna con nuovi problemi o comunque con nuovi sistemi operativi, nuove cose che possono succedere in futuro, e potrà a breve, nel giro di pochi anni, diventare obsoleto. Sì, c'è un piccolo ristretto gruppo di sviluppatori, ma non c'è tutta sta gran comunità di sviluppatori. E quindi? I fisici sono nella merda? E non si sa. Ad aprile Vermaelen vuole fare una conferenza, un summit, in cui si discuterà del futuro di FORM e di decidere un successore, chi porterà avanti questo progetto. Anche perché una cosa che mi sono di dirvi poco fa, soluzioni moderne tipo, che so, matematica, o che ne so, un MATLAB, costano. Ma FORM è rilasciato con una licenza open source, in particolare la GPL. E quindi staremo a vedere. Questa storia mi ha appassionato ed è una storia che ho letto oggi su Wired, la notizia proprio è del 1° di gennaio 2023, quindi non è una cosa vecchia. Però ci sono aggiornamenti ad aprile, ve li farò sapere. E quindi, pinguini, io col mio tovagliolino vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto. Spero di portarvi a breve questa serie di 7 video più 1, perché è molto molto interessante. E quindi io vi rimando agli altri video che porto su questo canale e ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!